Visto che come orari siamo quasi alle 6, sai che arriveranno, li accogliamo con piacere e con benevolenza, però iniziamo così un po' per rispetto dei tempi, anche perché poi credo che a una certa ora insomma dobbiamo in qualche modo qua chiudere. Quindi una buona serata a tutti, benvenuto a tutti voi che siete venuti. E compito mio è fare una piccola e breve presentazione, credo voi avete già in qualche modo, oltre che invitare il dottor Pignone a interrompere la sua comunicazione, queste nuove tecnologie. Va bene, ciao, grazie. E dicevo, oltre che a presentare gli invitati di questa iniziativa, Fabio Menghini alla mia destra, Francesco Garibaldo alla mia sinistra e ancora più là Antonio Di Stasi, l'estremista sinistra, c'è Antonio, sarà contento che gli abbia attribuito questa collocazione. E l'iniziativa del laboratorio sociale in collaborazione con noi della FIOM è un'iniziativa che diciamo così, di questi tempi, di questi periodi, con modalità, forme, diciamo così, e temi di vario genere, ripetiamo da anni, non per commemorare, una parola che non mi piace, che non ci piace, ma per ricordare la figura di Arnaldo Gambino. Quindi anche quest'anno l'abbiamo fatto volentieri, mettendo, come dire, a tema in questa serata qualcosa che a mio avviso, adesso poi dirò qualcosa, insomma, ha molto a che fare con la sua figura, la sua statura, il suo profilo, insomma, un po' di ricerca, di uomo, di sindacalista, di politico, e quindi anche quest'anno, ecco, la vogliamo dedicare al lavoro che per tanti anni, per tanto tempo, ha tanto dedicato con passione, con rigore, con intelligenza, alla FIOM in particolare. Mi diceva sempre, essendo stato anche il mio, come dire, mentore, un educatore, un maestro dal punto di vista sindacale, mi ricordava sempre la sua prima testa della FIOM, era, se ricordo bene, dell'agosto 44, no? Quando era entrato, cominciando a lavorare nel cantiere, e ha dedicato tutti gli anni fino a 2005 quando è morto, insomma, ha un lavoro che è stato sempre un lavoro, come dire, di intellettuale collettivo, per la FIOM, per il partito, per tanti anni, per il sindacato poi in generale. Soprattutto però c'era questa passione, questa voglia, insomma, in qualche modo di ricerca. Araldo, secondo me, non si poteva proprio definire, insomma, un ortodosso, era più un eterodosso, pur avendo una sua rigorosa disciplina, insomma, sia culturale che politica, ideologica, però era un ricercatore. Allora, io penso che quindi l'avere in qualche modo questa sera messo in piedi questa iniziativa, la sua memoria, sia la cosa giusta, perché il tema, il titolo che abbiamo voluto dare e voler sviluppare poi in serata e discutere con voi, con i tre interventi, le tre relazioni che faremo, ecco, secondo me c'è questa caratteristica: lo sfruttamento del lavoro nell'era del digitale e della robotica. Però, apparentemente, almeno a me, mi pare un po' come cercare di mettere insieme il tanto vecchio con le frontiere future del tanto nuovo, no? La parola sfruttamento del lavoro, io che faccio il sindacalista da tanti anni, continuo a farlo, faccio anche molta fatica negli ultimi tempi, negli ultimi anni, a ritrovarla scritta o dichiarata, persino, come dire, nei documenti nostri, insomma, nei nostri lavori di ricerca. È una parola che, come dire, la modernità ha reso molto desueto, no? Non perché non esista più lo sfruttamento del lavoro, ma perché c'è tutta naturalmente una grande operazione negli ultimi decenni di dissimulazione, di propaganda, di manipolazione,
linguistica, culturale, insomma politica se volete, per cui ciò che è giusto rimuovere e nascondere è soprattutto quello più scomodo, viene fatto anche attraverso questo. E questo termine qui, sfruttamento del lavoro, secondo me è un tema. A Araldo sarebbe piaciuta, credo, molto, perché da, come dire, marziano, no? Qual era? Alienazione, sfruttamento del lavoro, erano temi cari che ha vissuto, che ha praticato, su cui ha cercato anche, come dire, di fare attività e iniziativa anche di formazione, di educazione verso le nuove generazioni. In questo caso, questa parola, ecco, come si in qualche modo collega, come è correlata invece con quelle che sembrano essere, appunto, come dicevo prima, il frontiere del nuovo, l'era digitale della robotica. C'è una parola che adesso invece ha inquinato, sta inquinando tantissimo, su questo probabilmente poi la relazione di Francesco Garibaldi in particolare, credo che potrà chiarificare molte cose, che è questa sull'industria 4.0, no? Dentro la quale è una di quelle definizioni onnicomprensive, soprattutto in Italia. Io che faccio il sindacalista capisco, so bene, in qualche modo anch'io cerco, studio, leggo cos'è industria 4.0, come è nata Germania, dentro quella società, quella cultura, quel sistema, diciamo così, produttivo, eccetera, e naturalmente da anni che cosa su quello si sta realizzando, come quella cosa raccoglie appunto le trasformazioni anche tecnologiche e le rende in qualche modo innovative rispetto ai processi o di carattere produttivo, insomma, o appunto le nuove frontiere. In Italia questa cosa qui, qua da noi, mi sembra che invece sia un po' un purpurri in cui dentro ci si mette di tutto. Io, dal punto di vista del mio osservatorio di digitale, robotica 4.0, non vedo molto, non dico che non ci sia nel nostro paese. So che su questo, perché spesso ci incontriamo, ci incrociamo anche in attività di formazione che facciamo per i nostri dirigenti sindacali, Francesco sta anche conducendo insieme alla Fondazione Claudio Sabatini e Associazione Punto Rosso proprio un lavoro, una ricerca, credo che poi sarà anche questo, insomma, un po' il tema. Però ecco, noto che c'è una grande confusione. E questi due termini, quindi questa nuova frontiera del cibernetico, del digitale, della robotica, eccetera, dentro, no, qui invece mi ricollego al libro molto interessante che mi è stato dato e corretto e che condivido nelle sue tesi, negli assunti di base, rispetto all'esperienza che conosco, che vivo, insomma, come sindacalista della economia, diciamo così, di internet, come questa cosa si concilia e come oggi si può parlare di sfruttamento del lavoro. Qua dentro a me mi aveva molto colpito, naturalmente un po' ne ero già a conoscenza, ma l'ho letto e l'ho capita molto meglio, la questione di piattaforme, no? Di Mechanical Turk, di Amazon, o comunque insomma del crowdsourcing, si chiama così, crowdsourcing, del lavoro che in qualche modo sta diventando attraverso appunto le tecnologie digitali, addirittura un qualcosa in cui la parola sfruttamento, come la conoscevamo noi, come poteva essere conosciuta e analizzata e combattuta dal punto di vista politico sindacale, assume forme completamente nuove, no? Quelli che possono intervenire a richiesta su una cosa in cui partecipare, così che ogni parte del mondo, cioè, poi essere mai riconosciuto a qualche centesimo di dollaro, cioè, insomma, a questo siamo, o tante altre forme. Quindi questo per dire che le frontiere verso una nuova era, a mio avviso, ecco, questo sono sicuro, l'avremmo condiviso con Araldo, non escludono e non cancellano in realtà quello che deve continuare a essere la memoria di uno sfruttamento anche altro, vecchio antico, che ancora c'è. C'è un lavoro che è stato condotto, ridotto,
attraverso anche le legislazioni, gli interventi, la politica, eccetera, essere sempre più degradato. L'aiuto, facendovi un esempio che invece ce l'ho ancora qui sullo stomaco, che è di stamattina, che è qui, il nostro, che è ora, però che dice del lavoro, che è quello vecchio, quello classico. Abbiamo fatto come Fiume stamattina, abbiamo organizzato un sit-in di cordoglio per un lavoratore bengalese che ha avuto un infortunio il 20 di ottobre insieme ad altri tre cadendo dai ponteggi in uno dei cantieri che costruiscono le grandi super yacht. È morto lunedì scorso dopo essere stato in coma per lungo tempo, e questa morte sembra essere vissuta e passata dagli stessi lavoratori che lavoravano con lui della ditta appalto del cantiere, o meglio ancora degli altri lavoratori del cantiere, che sono stati quelli con cui io, che ho seguito quel cantiere per 21 anni, ho fatto battaglie, lotte sull'idea del lavoro, del riconoscimento della dignità, della sicurezza, dei diritti, insomma, della contrattualizzazione. Come quel degrado non sia solo un degrado di condizioni, ma sia diventato anche terribilmente un degrado, come dire, di coscienza mentale, collettiva. Sono usciti alcuni lavoratori di quel cantiere dopo che avevamo finito l'iniziativa, nessuno ha fatto sciopero, nessuno è uscito. Sto parlando degli anconetani, degli italiani, non dei bengalesi, i dipendenti diretti. Quando qualcuno poi è uscito a mezzogiorno dicendo che erano 3, 4 gli altri, e ci riportavano i commenti di, degli altri compagni o compagne lì impiegati, operai 50 che non hanno fatto questa scelta, e qualcuno diceva vabbè, ma chi ce l'ha fatti venire a lavorare qua, potevano rimanere nel loro paese. Stiamo parlando della presenza di un morto, di un incidente mortale, per altri tre avuto fratture, ci cioè potrebbero anche essere 2, 3, 4 giorni morti, e quella cosa si potrà ripetere nel momento in cui la coscienza di questi lavoratori è diventata tale. Per difendere il mio lavoro produco in me un autosfruttamento, che prima ancora delle condizioni a cui rinuncio è soprattutto una rinuncia all'idea di un lavoro dignitoso, no, che deve essere fatto di diritti uguale per tutti. Quindi penso che questa parola, e come questa parola poi attraverso appunto il discorso di terra digitale, nuove tecnologie, robotica eccetera, possa subire trasformazioni, e come questo sfruttamento tra il vecchio e il nuovo continua a presentarsi, e come eventualmente possiamo combatterlo. Quindi io la chiudo qui, credo che per primo lasciamo appunto la parola a Francesco Garibaldo, e quindi affido a lui, diciamo così, la prima parte del tempo. Grazie. Allora, sì, io credo che, partendo dalla domanda che facevi tu, cioè quella se queste parole hanno ancora un senso, sì, le parole hanno un senso, perché le tecnologie di per sé non determinano niente. Le tecnologie si applicano in un determinato ambiente sociale e di rapporti di forza, e a seconda del momento in cui tu utilizzi queste tecnologie puoi avere dei miglioramenti, per il mondo del lavoro, ma puoi avere anche invece una crescita dello sfruttamento. Faccio due esempi per rendere chiaro questo discorso. Oggi nelle aziende si incominciano a introdurre queste tecnologie digitali. Queste tecnologie digitali sono tante, non c'è un modello, sono un certo numero. E le aziende pescano da questo paniere di tecnologie, pescano le tecnologie che a loro servono di più. Allora io posso avere l'azienda che pesca tra questo paniere la possibilità di introdurre un robot, e questo robot, parlo di casi che esistono, sono di casi concreti, questo robot sta di fianco al lavoratore
il lavoratore, quando ha bisogno che gli venga messo il pezzo, tocca il robot prende con un braccio meccanico il pezzo che magari pesa e lo dà al lavoratore. È chiaro che in questo caso la tecnologia è una tecnologia che tendenzialmente aiuta il lavoratore, toglie una fatica e consente di fare un altro. Posso avere invece dalla parte esattamente opposta una situazione nella quale il lavoratore prima aveva una condizione di lavoro, per esempio su una linea di montaggio, in cui c'erano dei tempi che erano i tempi del fatto che lui si muoveva per prendere un pezzo, si muoveva per raggiungere un carrello e portare il pezzo che gli serviva vicino alla postazione di lavoro e via discorrendo, cioè c'erano una serie di movimenti che non erano movimenti diretti di produzione, erano utili per la produzione ma non diretti di produzione, e quindi in quel momento il lavoratore non era impegnato in un'attività che richiedeva la sua concentrazione o la sua fatica fisica o tutte. Ora che cosa si può fare con l'applicazione in questo caso della tecnologia? Si può creare una situazione in cui ho che il lavoratore fermo in un punto, gli arriva il carrello di fianco, il carrello ha un avvitatore. Questo avvitatore è un avvitatore elettronico, per cui quando tu lo prendi, se in quel momento devi per esempio fissare tre viti, cinque viti, e tu ne fissi tre, l'avvitatore ti dice che hai sbagliato e che te ne mancano due. Tu devi prendere i pezzi si illuminano a seconda del tipo di pezzo che hai davanti da lavorare, e quindi tu hai che il pezzo si illumina e dice prendi me. Allora questo può apparire in parte un aiuto, perché, però voi capite che questo significa che dove prima io ero saturo su un minuto, lavoravo non so 55 secondi, dopo io su un minuto ne lavoro 59, quindi io ho un aumento della saturazione del lavoro. Allora questo potrebbe essere risolto con una negoziazione che dice: visto che adesso io posso in un minuto fare più lavoro perché ho tutte queste possibilità intorno, abbassiamo la saturazione, perché tu avrai un vantaggio come livello di produttività, ma io ho un vantaggio perché mi posso usare di più. No? Questo non avviene, avviene che invece tu lo usi in un altro modo. Quindi dire che la tecnologia produce o non produce è un'affermazione non esatta. Tecnologia viene adoperata in un determinato contesto. E noi purtroppo siamo in una situazione in cui negli ultimi 30 anni abbiamo visto uno spostamento dei rapporti di forza tra capitale e lavoro a vantaggio del capitale. E non è un caso che quello che è avvenuto negli ultimi 30 anni è proprio una trasformazione del modo in cui si lavora, non solo in una fabbrica, come si lavora in un supermercato, come si lavora in una banca, cioè la trasformazione ha riguardato tutto il mondo del lavoro. Questa trasformazione è avvenuta prima che arrivassero queste tecnologie, però le tecnologie vengono utilizzate a questa trasformazione già avvenuta, e quindi quello che accade è che spesso queste tecnologie peggiorano la situazione precedente invece di migliorare. Vi faccio un esempio, perché quegli esempi si capisce bene. Allora, una delle novità fondamentali che è venuta nel mondo del lavoro è solo l'introduzione di queste tecniche giapponesi, adesso non c'è bisogno di entrare nel dettaglio, sono quelle che vengono chiamate produzione snella. Dentro queste tecniche giapponesi, uno dei criteri fondamentali è quello che si chiama di realizzare un flusso produttivo teso. Che cosa vuol dire un flusso produttivo teso? Vuol dire che io parto dal mercato, l'azienda deve vendere sul mercato determinati prodotti la cui quantità cambia nel corso del tempo e cambia anche il mix. Adesso vendo il prodotto bianco, domani devo vendere quello rosso, cambia quindi la proporzione tra le diverse cose che devo vendere. Il flusso teso significa che io organizzo tutta la produzione in maniera tale che nel momento in cui l'azienda deve cambiare il mix di quello che il mercato chiede, a ritroso tutta una serie di meccanismi organizzativi rimettono a posto tutta la catena produttiva in maniera che faccia esattamente quella cosa lì, e il tutto avviene come se fosse un flusso in un tubo
è un flusso d'acqua in un tubo, cioè è tutto direttamente, senza interruzioni. Questo cosa comporta? Comporta che il lavoratore è come se fosse completamente asservito alla domanda del mercato, cioè non c'è in mezzo niente, non ci sono più, come si faceva un tempo, dei magazzini intermedi in cui tu stocchi la roba, no? In attesa che ci sia questo cambiamento. Tu in modo diretto devi adeguare la tua produzione a quello che viene chiesto dal mercato. E adeguarlo vuol dire non solo adeguarla qualitativamente, vuol dire anche che quando bisogna correre, corre, quando non bisogna correre, non corre e magari vieni messo in cassa integrazione o cose di questo genere. Questo è avvenuto non per la tecnologia, questo è avvenuto con delle trasformazioni di tipo organizzativo. Le nuove tecnologie che permettono di poter mettere in comunicazione tramite questi oggetti che si possono mettere sulle macchine e tramite queste forme di comunicazione che sono consentite dalla comunicazione wireless, quelle cose che voi usate insomma, tutti i giorni, permettono di fare sì che quello che prima era fatto solo per via organizzativa diventa un meccanismo che funziona anche attraverso la tecnologia. Io per esempio ho un caso concreto in cui mi viene chiesto un mix di tre motori di un tipo e due motori di un altro tipo. Che cosa succede? Succede che un cervello, nel senso di un sistema intelligente gestito da forme, da dei software, registra questa domanda, comunica senza che avvenga nessun intervento umano in questo caso, comunica direttamente con un magazzino, questo magazzino prepara i pezzi necessari per questa cosa, li invia con un carrello intelligente direttamente al lavoratore. Allora voi capite che tutto questo determina delle situazioni in cui tu sei sempre di più condizionato da meccanismi che fai fatica a poter controllare. Quindi la domanda se il termine di sfruttamento ha senso, sì, cioè nel senso che come prima puoi avere situazioni in cui tu negozi positivamente, situazioni in cui solo perdi. Ecco. E ovviamente essendo in questi anni è avvenuto uno spostamento di potere a favore del capitale, è più facile che succeda la cosa negativa piuttosto che quella positiva. Io però sono contrario a dipingere degli scenari catastrofici, insomma, ecco, nel senso che gli scenari catastrofici tendono a nascondere le responsabilità soggettive, le responsabilità delle organizzazioni, delle persone. Cioè, tu sei in una situazione in cui potresti capovolgere questa situazione positivamente. Non è difficile immaginare che queste tecnologie possano essere usate per migliorare la situazione invece che per peggiorare. Certo che per poterlo fare devi recuperare, parole antiche, la tua capacità di negoziazione, un diverso rapporto tra capitale e lavoro e via discorrendo, insomma tu hai bisogno di rimettere al centro l'iniziativa collettiva, l'iniziativa sindacale, l'iniziativa politica, insomma via discorrendo. Quindi questa alla domanda, la prima risposta è questa qui, insomma è una risposta ancora approssimativa, ma è una risposta che tiene conto solo di delle cose che stanno in che senso queste tecnologie usate non sono le tecnologie, sono i modi in cui vengono usate all'interno di questi rapporti sociali, sono a loro volta possono rappresentare degli elementi di pericolo. Un altro aspetto importante è quello del controllo sui lavoratori. Tutta questa intelligenza che viene messa nelle macchine, le macchine che si parlano l'una con l'altra, le macchine che comunicano con dei meccanismi di controllo distribuiti, sono tutte queste forme di intelligenza che hanno un contenuto importante, e cioè che loro non solo realizzano un'attività, ma nel momento in cui realizzano quell'attività ne registrano tutte le informazioni e le rendono disponibili. Quindi io per esempio dall'abitatore di cui vi raccontavo prima, io ricevo tutte le informazioni su come quel lavoratore sta usando il suo strumento. Si arriva al punto, per esempio,
nei nuovi camion, per dire che non è solo in fabbrica che questa camion, nei nuovi camion ci sono dei sensori, un numero, nei nuovi camion Mercedes, un numero elevatissimo di sensori che registrano tutto. Una delle cose che registrano è come usa il freno il guidatore del camion. E quando il camion si ferma, sapete che adesso si fermano i motori e deve ripartire senza spegnere il motore, quando riparti quanto tu sei bravo, perché a seconda di come premi il pedale consumi di più o meno carburante. Tutto questo viene registrato e inviato automaticamente a dei posti dove queste cose vengono registrate. Quindi ogni lavoratore viene analizzato in tutti i movimenti che fa, in modo minuto, e tutto viene documentato. Allora, questa documentazione è una documentazione ovviamente che può essere utilizzata per scopi assolutamente legittimi, e cioè quella di avere una valutazione nel corso del tempo degli elementi di miglioramento organizzativo che tu puoi realizzare nella tua attività. Però voi capite che è molto probabile che vengano usate in questi rapporti di forza, vengono utilizzate per creare delle schede, queste schede diventano delle pagelle, queste pagelle selezionano e distinguono chi è A, chi è B, chi è C e chi è D, e questo ovviamente diventa un modo per prendere sui lavoratori. La possibilità di comunicare queste informazioni di nuovo può essere usata anche in un altro senso, per esempio una delle cose che diventa possibile è quella di automatizzare dei processi che prima non era possibile automatizzare, e questo di per sé non necessariamente è un fatto negativo. Vi faccio un esempio di una cosa concreta: ci sono queste macchine che fanno i flaconi per le medicine, devono fare migliaia di flaconi in modo automatico, e quindi devono prendere dei liquidi, riempirle, e devono però essere questi liquidi secondo determinate caratteristiche fisico-chimiche, fatte in certe temperature e così via. Allora vengono introdotti oggi dei controlli per cui queste macchine, quando funzionano, registrano i dati. Se i dati non vanno bene, il meccanismo che controlla è una sonda praticamente. Questa sonda cosa fa? Trasmette alla macchina, che la macchina è fuori parametro, interviene un meccanismo che rimette la macchina in carezza. Quindi questo dà un'idea di cosa vuol dire oggi questa introduzione. Se voi cambiate dal settore manifatturiero, andate a prendere in considerazione la grande distribuzione, per esempio tutti, credo che molti abbiano visto, se uno si vuole rendere conto può andare su Facebook e scrivere Amazon come volete pronunciarla, e vi fa vedere questo. Ce ne sono due i video, uno riguarda i magazzini e uno riguarda i negozi di vendita, e voi vedete che cosa si può fare. Insomma, sono delle cose che a vederle uno rimane davvero impressionato, insomma, di come tu possa sostituire determinate attività attraverso le utenze. Allora, quindi tutto questo evidentemente produrrà dei cambiamenti radicali nel mondo del lavoro. Questi cambiamenti radicali, insisto, date determinate condizioni politico-sociali e così via, corrono il rischio di essere prevalentemente negativi. Però non nulla vieta di pensare che io possa rovesciare queste situazioni, cambiarle, e quindi poter utilizzare queste anche in altro modo. Tra questi cambiamenti, uno dei cambiamenti che viene visto con maggiore preoccupazione è quello che riguarda il problema dell'occupazione. Tutti, credo che tutti abbiate letto sui giornali, no, queste cifre di queste grandi società di consulenza internazionali che dicono che sparirà il 30, il 60, il 90, insomma, ognuno spara le sue cifre. Io credo che dal punto di vista del movimento sindacale, di persone che siano delle persone attente ai problemi del mondo del lavoro, bisogna stare molto attenti, cioè a prendere queste cose con estrema cautela. Perché in realtà nessuno è in grado di fare delle previsioni di quella natura. Le previsioni sono basate su dei modi di ragionare che sono davvero delle medie del pollo, sono delle medie del pollo, e sono anche delle cose che sono discutibili proprio su come sono impostate. Adesso, se non c'è una discussione, possiamo anche vedere perché. Tu dovresti considerare il
processi che avvengono man mano che avvengono. Allora non è detto che il fatto che sia sostituibile un lavoratore, il lavoro di uno con le forme di automazione, necessariamente significhi che avverrà così e che non ci sarà nessuna sostituzione. Questa è una cosa oggi tutta da vedere. È difficile oggi poter fare delle previsioni. Una cosa invece si sa per certo, e cioè che nel momento in cui noi le stiamo già vedendo, in queste trasformazioni tu avrai uno spostamento delle competenze interne al mondo del lavoro. E quindi potresti avere che il livello di occupazione magari non cambia, ma le persone, i singoli, gli individui che sono dentro il processo lavorativo si trovano in una situazione alcune dei quali non sono in grado di affrontare questo cambiamento. Questo è già avvenuto, non è che una cosa nuova. Non so se qualcuno di voi ha dimestichezza con queste cose, ma quando sono state introdotte nelle fabbriche il CAD, il disegno assistito dal calcolatore, a due dimensioni, a tre dimensioni, il vecchio disegnatore progettista che lavorava con la sua brava tavola e faceva i suoi disegni, i più giovani si sono trasformati, sono diventati abili a usare il CAD a due dimensioni, il CAD a tre dimensioni. Io personalmente ho conosciuto lavoratori, uno dei casi che conosco clamoroso è di il più bravo progettista della fabbrica che si è rifiutato di imparare il CAD a due dimensioni. Io alla metà non mi metto a imparare il CAD a due dimensioni, ma era a tal punto bravo che l'azienda gli ha messo di fianco un giovane che trasformava i suoi disegni in disegni per il CAD. Questo per dire che tu hai dei problemi palesemente di come fare ad affrontare una trasformazione di questo genere. Io mi ricordo quando sono stati introdotti negli uffici i primi computer, ci furono dei problemi, dei drammi personali, perché tanti impiegati di una certa età trovarsi in fronte all'imparare in snodo l'utilizzo di un sistema completamente diverso fu un problema. Ecco, questi problemi si ripresenteranno. Allora tu a quel punto hai di nuovo un problema di intervento che riguarda tutto, dalle autorità pubbliche al sindacato, cioè che è quello di permettere che ci sia la possibilità di un adeguamento delle conoscenze dei lavoratori da un lato, e dall'altro di dosare il ritmo della trasformazione per renderlo più possibile per i lavoratori come un fatto nuovo. Accettabile. Serve creare un grande movimento di luddisti. No, ecco, io l'unica cosa che non farei, io l'unica cosa che non farei è quello, perché purtroppo l'esperienza ci dice che se fai quelle cose sicuramente perdi. È impossibile pensare che fermi quella cosa distruggendo il prodotto, che non è mai successo, nella storia non era mai successo. Per cui io non mi lancerei su quella linea lì. Io penso, anche perché non è vero che è la macchina che ti produce, è l'uso che ne viene fatto che ti produce quegli effetti. E quindi tu dovresti tentare di intervenire su quello, avere il potere politico, sociale e negoziale per fare questa operazione. Poi capisco che oggi, detto oggi, questo pare estremamente difficile, ma è difficile anche quello che diceva Sarocchi prima, oggi non solo la tecnologia, ma anche solo impedire che facciano un ponteggio senza che la gente carti dal ponteggio è difficile. Non è che è colpa del ponteggio, non è che è colpa del ponteggio che sono caduti, è colpa del fatto che sia un figlio di puttana che l'ha costruito non rispettando i criteri. Quindi io non mi lancerei su una filippica contro la tecnologia. Penso che bisogna tentare di ribaltare i rapporti sociali. Un altro punto, e poi finisco, che riguarda tutto quel lavoro che non è dentro le fabbriche o dentro un grande magazzino, ma tutto quel lavoro di cui parlavo io prima, cioè quello che legato alle cosiddette piattaforme. No? Allora, ormai credo che tutti sappiate tutto di quelle cose lì, insomma, non sono mai notizie quotidiane sui giornali. Tu, cos'è la grande novità che puoi fare? Puoi costruire un meccanismo attraverso queste piattaforme che realizza un vecchio sogno del capitalismo. Uno dei vecchi sogni del capitalismo è che tu il lavoratore lo devi pagare solo per quella prestazione specifica in quel momento che la
non devi pagare dei ferie, non devi pagare niente e neanche pagare la giornata, ma lo paghi solo quei minuti che lui lavora. Questa è una delle che sono il capitalismo, e allora all'inizio il capitalismo mi ha fatto di tutto per cercare di realizzare questo obiettivo, io non ti pago solo per quello che tu fai nei minuti che lo fai, stop, adesso lo fai. Allora, queste nuove piattaforme rendono possibile fare questa operazione, perché il meccanical talk è questo, io offro sul mercato che ho bisogno di uno che mi traduca questo libro in inglese e dice chi mi offre di tradurre questo libro in inglese, e ci sono 100 persone che si fanno avanti e dicono io te lo traduco a questo prezzo, io a quest'altro, io a quest'altro, e loro non è che lo danno a uno, molto spesso lo danno a più di uno. Perché? Perché loro non pagano niente, loro pagano solo il prodotto che loro considerano giusto. Ma voi capite che è un rapporto perverso. Io devo entrare in competizione con un altro, faccio il lavoro, non è detto che mi venga pagato, perché il committente si riserva di valutare se il lavoro è adeguato rispetto allo standard che viene. Questo è. Ma ne stanno introducendo. L'altra è quella che tu non sei dipendente, ma sei un libero professionista. Su questo punto sono incominciate a fioccare le condanne, sia in Inghilterra che negli Stati Uniti, noi abbiamo prime condanne in cui dicono che invece quelli sono lavoratori dipendenti, anche se ieri c'è stata una sentenza in Inghilterra che ha rimesso in parte in discussione questa cosa, con un cavillo giuridico, ma insomma è un campo di battaglia che sta avvenendo in questo momento, però noi non possiamo non considerare questo un campo di battaglia estremamente, estremamente rilevante. Allora, se io vado a vedere come funzionano quei meccanismi, io trovo delle cose antiche, cioè tutti questi rapporti che vengono riprodotti, sono tutte cose che chi viene dalla mia generazione, in una terra come l'Emilia Romagna, noi abbiamo avuto il lavoro a domicilio, le donne che lavoravano a casa, cioè abbiamo avuto tutte queste forme di rapporti. Oggi sono tutte fatte in una dimensione tecnologica completamente diversa, ma si stanno cercando di riesumare questi tipi di rapporti. Quindi è chiaro che lì c'è un campo di battaglia rilevante che tu devi affrontare. E poi ci sarebbe, per concludere, un problema di una battaglia culturale che la sinistra in genere dovrebbe fare, e che riguarda l'idea che la scienza, la tecnologia, la matematica sostituiscono i rapporti sociali. Quelli che oggi sono dei modelli matematici che voi trovate ormai operati da tutte le parti, bisognerebbe incominciare a fare una battaglia che c'è già chi ha cominciato a fare, ci sono già molti libri disponibili, alcuni anche molto, molto utili, molto belli, che mettono in discussione questo tipo di cultura. Però è una battaglia che andrebbe davvero fatta tutti i giorni, cioè bisognerebbe aprire questo cantiere di discussione, perché questi modelli matematici che cosa sono? Sono la trasformazione del modello matematico in una cosa che tu hai deciso deve funzionare così, non è che l'algoritmo è solo un modello matematico che dice quello che tu vuoi che lui dica, ecco, non è che l'algoritmo ha deciso, tu hai deciso cosa vuoi che dica e lui te lo dica, gli dai la forma matematica, ecco. Faccio un esempio clamoroso che riguarda gli Stati Uniti, che vi fa capire come funzionano quelle cose. Allora, c'è un algoritmo che fa la classifica dell'università americana, numero 1, numero 2, numero 3. Allora uno va a vedere e tutte le università più piccole, anche quelle che tradizionalmente avevano una buona reputazione, finiscono tutte in fondo. Allora, perché finiscono in fondo? Finiscono in fondo perché nell'algoritmo viene attribuito un peso enorme alla disponibilità di palestre, piscine e così. Quindi l'università che ce l'ha ha un punteggio molto alto. Ovviamente chi si può permettere di fare degli investimenti di questo tipo? Solo l'università più grande. E come fanno a farlo? Facendo pagare delle rette sempre più grandi. Quindi tu hai che l'algoritmo, producendo questo tipo di classifica, produce degli effetti sociali rilevanti. Uno, fa sempre più l'università. Due, alza le quote che la gente deve pagare, quindi
situazione di classe negativa. Quindi quello che appare un meccanismo matematico, ci abbiamo chiesto quella più bella, cerchiamo un matematico che ci ha detto che non è. È un meccanismo che in realtà produce una situazione sociale. Quindi se volete di esempi così ce n'è una carrettata. Ecco. Allora su questo bisognerebbe aprire una discussione pubblica in cui la sinistra, siccome si faceva un tempo, si facesse carico di fare una battaglia di demistificazione di quello che viene citato